Beh, quest'oggi un incontro a Camerota per riaccendere i riflettori su questa importante realtà, il Leon de Caprera. Ecco, torniamo al passato per guardare il futuro e dare sempre un contributo allo sviluppo del nostro territorio. Lei è impegnato in prima persona in questo progetto. Il Cilento ha nella sua storia un filo conduttore rosso, si accende intorno agli eventi della sua storia che sono straordinari. Si accende intorno alle sue bellezze naturali che sono straordinarie e poi si spegne quando deve diventare identità, deve diventare città, deve proporsi al resto del paese con la sua cultura, la sua proposta contaminata. Oggi noi abbiamo descritto questo sogno dei tre naviganti che guidarono il Leone di Caprera, ma in fondo abbiamo acceso un sogno, come è stato osservato. Il motivo, la ragione di questa iniziativa è animare il Parco del Cilento. L'esigenza che fece nascere il parco era un'esigenza di dare a una realtà vasta come è il Cilento una identità, farlo diventare comunità. Sono 95 comuni con tradizioni diverse, ambienti diversi che non comunicano tra di loro. Noi dobbiamo creare una comunità cilentana. Mi dico, si fa nel mondo la comunità dei cilentani di Milano, di Buenos Aires, di Bruxelles, di Torino, però qui non è comunità, ci si scopre comunitari quando si è lontani da qui. Noi dobbiamo creare la comunità qui. Perché secondo lei questa difficoltà? Che cosa abbiamo noi cilentani da non riuscire ad unire le forze, anzi siamo autodistruttivi molte volte? Perché questi grandi eventi della storia, da Pisacano alla rivolta del 1828 del canonico De Lucca, i moti risorgimentali, alla scuola eleatica, a Parmenide, a Zenone, che sono nati qui, sono tutti eventi vissuti da singole personalità, da gruppi, da uomini illuminati, da uomini coraggiosi. Il popolo non c'è mai stato in questi grandi movimenti. Dobbiamo fare in modo che il popolo assuma in sé la propria identità e non si richiami solo agli esempi. Questa è la sfida e questo è il motivo per cui c'è un motivo storico, culturale, che tiene il Cilento isolato. Io vorrei ricordare qui, ma senza farmene un vanto, l'unico periodo in cui il Cilento è diventato soggetto politico unitario sono stati gli anni Ottanta, quando nello scontro tra conservatori e riformisti, tra democristiani e socialisti, il Cilento ha travalicato le realtà comunali e si sentiva o di qua o di là, a prescindere dal comune. Quindi è diventato un soggetto politico che ha influenzato la politica della Campania. Ora deve trovare questa dimensione in tutto il resto, nella capacità produttiva, nella capacità di elaborare, nella capacità di rendere il parco una città, non una comunità montana come adesso. Ha dato un'occhiata al nuovo direttivo, c'è un nuovo presidente, è iniziata secondo lei una nuova era di questa importante realtà che forse fino ad oggi non è riuscita a dare risposte. Io ho salutato il nuovo presidente con favore perché sento espressione di questo territorio, potrebbe farsi interprete di queste cose che ho detto poco fa. Il parco deve fare una svolta, cessare di essere conservazione e non lo diventa facendo costruire di più, lo diventa creando lo sviluppo sostenibile, elevando questa comunità a soggetto politico provinciale e nazionale. Voglio ricordare ancora una volta che qui ci sono 95 comuni, è la zona più grande della Campania in alternativa a Napoli. Dobbiamo dotare questa comunità, questo parco, di poteri simili all'area metropolitana di Napoli, con le dovute differenze, altrimenti si va verso il deperimento. Questa mi sembra un'espressione geografica, come diceva Metternich, dell'Italia. Per il Cilento è ancora così. Intanto siamo una terra che soffre, le strade che franano, gli ospedali che chiudono, amministratori forse più attenti a organizzare feste e festicciole anziché concentrarsi sulle reali emergenze, ma A che punto siamo arrivati e dove siamo destinati ad andare avanti così? Il rischio che si peggiori, perché c'è un progressivo allontanamento delle popolazioni, uno spopolamento violento nella parte più interna e un rischio di speculazione sulle coste. La proposta, io l'ho spesso fatta, è quella di diventare protagonisti di un progetto di sviluppo che va accompagnato con un imperativo, che io voglio mutuare
da uno scrittore francese, un filosofo partigiano, Hassel: indignatevi, amici e compagni cilentani, indignatevi. Questo è il titolo di quel libro. Bisogna indignarsi non per fare la rivoluzione, ma per cambiare, per rimuovere ostacoli, tradizioni, che non sono le migliori, perché tutto il gioco che si svolge sul Cilento è un gioco al ribasso. Non si può attendere dietro alla porta un piccolo o un grande finanziamento. Si va diffondendo una nuova forma di qualunquismo, di maniera nuova, ma comunque qualunquismo, ma comunque populismo deteriore. Bisogna rompere questo equilibrio, e si può rompere indignandosi.